che un despota imbecille può costringere i suoi schiavi con catene di ferro, ma un vero politico li lega assai più fortemente con la catena delle proprie idee. Buondì gente e finalmente bentornati sul canale della vostra Mary Jacqueline, che è diventata un po' più pazzerella e che fa queste intro un po' così in realtà sostenute dal noto filosofo Michel Foucault, perché l'introduzione a questo video è appunto una citazione da Sorvegliare e punire di Michel Foucault, di cui forse parleremo oggi, ma il punto principale, il focus di questo video sono due libri di Margaret Atwood, perché sì, oggi parliamo sia del racconto della cella, sia dei testamenti, e i testamenti, come ben sanno gli appassionati e gli interessati, è l'ultima pubblicazione dell'autrice, per cui roba succulenta. Sta di fatto che i più attenti avranno già visto il racconto dell'ancella su questo canale, infatti ne avevo parlato in questo video. Punto principale su cui voglio soffermarmi però è il legame tra queste due opere. E magari inserisco questo video nella playlist opere a confronto. Bando alle ciance, arriviamo subito alla ciccia perché è anche da un po' che manco qui su YouTube. Per cui io vi dico, se voi non sapete ancora nulla del racconto dell'ancella, vi consiglio di andare a recuperare il video che vi ho linkato qui sopra, perché avevo già parlato della trama in sostanza. Vi sconsiglio di guardare questo video in tutta onestà perché potrei suggerirvi qualche spoiler e non mi pare il caso. Nello scorso video avevo parlato di questo scritto di Margaret Atwood in quanto scritto femminista, diciamo. Ma ora vorrei soffermarmi maggiormente su alcuni aspetti della trama che lo rendono particolarmente interessante per quanto riguarda il tema del controllo. Perché sì, l'universo in cui è inserito il racconto dell'ancella è molto legato al concetto di controllo, tant'è che per l'appunto vi ho citato inizio video Michel Foucault, Sorvegliare e punire, che guarda caso è uno scritto legato al tema della nascita della prigione, perché parliamo di una prigione qui in sostanza. Adesso posiamo questo e facciamo una cosa alla volta, perché bisogna fare le cose come si deve. Il racconto dell'ancella è innanzitutto una distopia. Ci immerge in un mondo nel quale tutto è tenuto sotto controllo da persone che detengono il potere, e questo potere non è assolutamente distribuito in maniera equa. Infatti, soprattutto le donne, ovviamente, sono costrette a una situazione molto particolare perché non possono, tra le varie cose, avere la libertà di leggere e di scrivere. E questo mi interessa approfondire in questo video, perché leggere e scrivere è impossibile per una donna, per qualsiasi donna, che non sia una zia, che avrà un ruolo fondamentale nell'altro libro, cioè i testamenti. Questi due, insomma, vanno a braccetto, ma i testamenti è la naturale evoluzione del racconto dell'ancella, proprio per come viene trattato il tema del controllo. Arriviamo al dunque adesso, perché prima o poi ci arrivo al dunque, e parliamo in riferimento all'impossibilità per una donna di leggere e di scrivere. Leggere, scrivere sono attività legate al sapere. E è inevitabile prendere in considerazione un binomio importante come sapere e potere. E questo è qualcosa di cui parla molto bene Michel Foucault nel già citato Sorvegliare e punire. Eccolo qua, finalmente ve lo mostro, eccolo arrivato, fresco fresco dal cielo, piovuto assieme alla pioggia di novembre che infesta la nostra Bergamo. Come vi dicevo, il punto è sempre lo stesso: sapere e potere. Foucault dice: forse bisogna anche rinunciare a tutta una tradizione che lascia immaginare che un sapere può esistere solo laddove sono sospesi i rapporti di potere e che il sapere non può svilupparsi altro che fuori dalle ingiunzioni di potere, dalle sue esigenze e dai suoi interessi.
Forse bisogna rinunciare a credere che il potere rende pazzi e che la rinuncia al potere è una delle condizioni per diventare saggi. Bisogna soprattutto ammettere che il potere produce sapere, che potere e sapere si implicano direttamente l'un l'altro, che non esiste relazione di potere senza correlativa costituzione di un campo di sapere, né di sapere che non supponga e non costituisca nello stesso tempo relazione di potere. Foucault qui dice qualcosa di fondamentale, cioè che possiamo collegare al racconto dell'ancella. È un modo in cui sapere e potere sono fortemente collegati, bisogna forse rinunciare, appunto, come dice Foucault stesso, a questa tradizione malata che vede il potere come qualcosa che rende ciechi. No, fa vedere benissimo il potere, fa vedere benissimo. E piccolo spoiler del racconto dell'ancella, perché finalmente arriviamo alla ciccia, questo punto di contatto con il potere che ha di Fredda avviene nel momento in cui inizia a leggere insieme al comandante, di cui non sappiamo il nome nel libro, che nella serie TV diviene il comandante Waterford, come suona bene. Inizia, in sostanza mi riferisco al momento in cui l'ancella inizia a giocare a scarabeo con il potente. A lui manca effettivamente qualche contatto umano in più, magari con un essere che non sia un altro comandante, quindi si mette a giocare a scarabeo con l'ancella. Che bello! Spiegato così mi invoglia proprio a esplorare l'aspetto più profondo. È un momento che io ve l'ho buttato a sorridere, però fa veramente pensare, diventa un gioco proibito lo scarabeo per un'ancella, nel momento in cui le viene proibito di leggere e scrivere. Cioè, il divieto di leggere e di scrivere è un divieto per lei di entrare in contatto anche con la politica, con la legge. L'ancella non può sapere nulla davvero del funzionamento di Gileada, e nella stessa narrazione tutto questo libro è basato sul, almeno per quanto riguarda soprattutto la maggior parte delle pagine, perché verso la fine ovviamente abbiamo dei cambiamenti, però tutto è incentrato sul punto di vista dell'ancella, un punto di vista che comunque ha la sua direzione, questa prospettiva è comunque limitata anche dal non poter né leggere né scrivere. Dunque, perché i testamenti diviene così importante? Diviene così importante perché i testamenti ci offre altri punti di vista, ce ne offre tre per essere più precisi, ma in particolar modo il punto di vista di una zia, che è il mio personaggio preferito. Una zia, cioè una delle pochissime donne a cui è concessa la libertà di leggere e di scrivere, per questioni che comunque servono ai comandanti per mantenere sotto controllo determinate situazioni, per mantenere sotto controllo le donne in primis. Però è questo l'elemento interessante dei testamenti, secondo me, perché proprio la zia è il personaggio che dà vita anche a tutto questo malloppo, cioè a tutta la trama, e ecco lei che stabilisce l'ordine della messa in scena, fondamentalmente, la messa in scena di Gilead. Gli altri due punti di vista anche loro sono molto molto interessanti, però appartengono a due ragazzine, una preadolescente e un adolescente, una che vive a Gilead e l'altra che vive in Canada. Queste due ragazzine comunque hanno tanti punti di forza, mi è piaciuta molto la lettura che offriva i loro punti di vista, dei passi che offrivano i loro punti di vista, però la lettura dei passi dedicati alla zia è qualcosa di fenomenale, anche perché si rivolge direttamente al lettore. Lei scrive e lei dice: caro lettore, non so chi tu sia, non so se questi fogli su cui scrivo verranno bruciati, se qualcuno se ne libererà, se qualcuno li conserverà, non lo so. Sta di fatto che so di stare comunicando comunque con qualcuno, anche se non esattamente qualcuno di fisico, della cui esistenza sono sicura.
la possibilità di scrivere della zia diventa qualcosa di molto importante anche per la stessa Atwood, che se non mi ricordo male in un'intervista del The Guardian aveva dichiarato che effettivamente si trattava di un romanzo decisamente più speranzoso, hopeful. E magari vi linko qua sotto l'articolo di riferimento, l'articolo di cui parlo. Sta di fatto che è molto pieno di speranza proprio perché la voce delle donne qui può anche urlare in certi casi. E il personaggio della zia in particolar modo è molto ambiguo perché sembra una figura totalmente legata al mondo del maschile e tuttavia ordisce dei piani che potrebbero andare a supporto anche del femminile, per quanto la stessa zia sia senza scrupoli e disposta a tutto pur di riuscire nei suoi intenti. Wow, personaggio meraviglioso, io vi consiglio di leggerlo principalmente per questo personaggio. Un personaggio che non subisce lo stesso destino dell'ancella, per quanto affronti delle particolari difficoltà, non ha un corpo che viene completamente assoggettato come quello dell'ancella, per quanto anche quello della zia subisca, insomma, qualcosa di poco piacevole. Sta di fatto che volevo citarvi di nuovo il nostro caro Michel Foucault, sempre per parlare di corpo, perché in primis, in relazione proprio alla storia, insomma, della nascita della prigione, possiamo dire che è il corpo il primo elemento che viene reso utile al potere, che Foucault parla di corpo assoggettato, leggo direttamente dal testo. Dice: il corpo è anche direttamente immerso in un campo politico, i rapporti di potere operano su di lui una presa immediata, lo investono, lo marchiano, lo addestrano, lo suppliziano, lo costringono a certi lavori, lo obbligano a delle cerimonie, esigono da lui dei segni. È in gran parte come forza di produzione che il corpo viene investito da rapporti di potere e di dominio. Ma in cambio il suo costituirsi come forza di lavoro è possibile solo se esso viene preso in un sistema di assoggettamento. Il corpo diviene forza utile solo quando è contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato. Interessante questo aspetto, perché se pensiamo appunto allo stesso corpo dell'ancella e all'evento della cerimonia, che è veramente che è uno stupro organizzato e legittimato soprattutto, il corpo dell'ancella viene reso utile. È il corpo assoggettato di cui parla lo stesso Foucault. Eppure la cosa interessante è che penso tantissimo soprattutto alla rieducazione dell'ancella ad accettare tutto questo, il che fa pensare alla catena delle idee che vi avevo già citato inizio video facendo la simpaticona. E ridendo e scherzando possiamo effettivamente parlare di un condizionamento mentale che nasce dall'educazione, perché alle zie viene affidato questo ruolo di educatrici molto severe, molto rigide, che però hanno l'obiettivo di inculcare nella testa delle ancelle l'idea secondo la quale loro sono delle benedette, sono delle perle preziose che non devono assolutamente andare perdute, che devono essere protette, che devono sentirsi fortunate e grate a Dio e grate ai loro comandanti per essere nella situazione in cui sono, perché fanno qualcosa di realmente buono e di realmente produttivo per la società di Gilead. E il controllo della loro mente corrisponde perfettamente appunto al controllo del loro corpo, come dice Foucault, e al controllo di un mondo che somiglia tantissimo a una prigione. Faccio più precisamente riferimento a una prigione ideata da Jeremy Bentham, di cui parla anche Foucault in Sorvegliare e punire. Una prigione dalla struttura inedita. Signore e signori, sto parlando di niente poco di meno che del Panopticon. Il Panopticon è una prigione dalla struttura circolare, direi ad anello, che è veramente studiata per mantenere al meglio il controllo sia sui corpi
che sulle menti dei detenuti. Riprendiamo il nostro amico Michel, sempre per parlare del Panopticon, perché qui ovviamente ci viene detto come è strutturato innanzitutto e che cosa comporta questa struttura. Non è una prigione come tutte le altre, non è una cella buia, ristretta, insomma, con topi di fogna che circolano. No, è qualcosa di decisamente più subdolo. Dice Foucault, il principio è noto. Alla periferia una costruzione ad anello. Al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna dell'anello. La costruzione periferica è divisa in celle che occupano ciascuna tutto lo spessore della costruzione. Esse hanno due finestre, una verso l'interno, corrispondente alla finestra della torre, l'altra verso l'esterno, permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte. Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale e in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio, uno scolaro. Per effetto del controluce si possono cogliere dalla torre, stagliandosi esattamente, le piccole silhouette prigioniere nelle celle della periferia, tante gabbie, altrettanti piccoli teatri in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile. Insomma, il principio della segreta viene rovesciato, o piuttosto delle sue tre funzioni, cioè rinchiudere, privare della luce e nascondere, non si mantiene che la prima e si sopprimono le altre due. La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante captano più di quanto facesse l'ombra, che alla fine proteggeva. La visibilità è una trappola. Insomma, viene naturale pensare che non sia un caso il fatto che decidano di dare alle ancelle un vestito rosso, quindi ben visibile in un mondo tutto grigio. Si nota anche facilmente nella serie TV che offre spunti a livello di immagine più chiari. Ma diciamo, che cosa comporta tutta questa visibilità nel Panopticon, tutta questa luce? Perché è strano proprio questo, la luce contro la tenebra. Di solito è alla tenebra che viene associato il male più profondo, quindi cioè, la prigione normalmente la immaginiamo appunto come una gatta buia, noi diciamo gatta buia. In realtà così buio non è il Panopticon, anzi, è il Panopticon di Gilead, brilla di luce propria. Andiamo qui a leggere cosa dice Foucault in merito agli effetti di tutta questa luce. Di qui l'effetto principale del Panopticon, indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Interessantissimo. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti anche se discontinua nella sua azione. Che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio, pure un risparmio di energia in sostanza, che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere un rapporto di potere indipendente da colui che lo esercita, in breve che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui essi stessi sono portatori. Wow! Decisamente innovativo e decisamente distopico, spaventoso. Cioè, Jeremy Bentham, che cosa ti sei fumato per creare questa roba? È alla luce del Panopticon ideato da Jeremy Bentham che possiamo parlare di Gilead, cioè il mondo creato da Margaret Atwood. Un mondo realmente difficile, un mondo in cui però è possibile mettersi in moto per dar vita a una rivoluzione. Infatti i testamenti è basato molto sulla speranza e non sulla speranza fine a se stessa come poteva essere un po' quella di Fred, anche se qui viene riletto anche il modo di comportarsi di Fred, a mio avviso. Nel caso dei testamenti parliamo più precisamente di una speranza attiva, una speranza legata alle possibilità che concretamente si hanno per andare contro il Panopticon di Gilead. Ed è proprio per questo che lo stesso stile del romanzo risulta, a mio avviso, più cinematografico rispetto a quello del racconto dell'Ancella, cioè il suo predecessore. Perché il racconto dell'Ancella procedeva molto più lentamente, mentre qui le azioni sono tante, e appartengono a tre personaggi diversi perché ci vengono offerti, ripeto, tre punti di vista diversi, mentre nel racconto dell'Ancella il punto di vista che ci veniva offerto era unico e la prospettiva era sempre quella. Qui si alternano quindi il tutto
il risultato, diciamo, è una narrativa molto più veloce, rapida, scorrevole. Al di là di questo, credo sia maggiormente incentrato sull'azione perché è frutto del contatto che Margaret Atwood ha avuto con la serie TV, perché sicuramente ne è stata influenzata e lei stessa dice che l'ha apprezzata moltissimo, per cui insomma, perché non proseguire con la scrittura di questa roba? E sì, dai, margheritina mia, che bello Gilead. Devo recuperare tutta la bibliografia di Margaret Atwood, tra l'altro, quindi lo scriverò nella mia bucket list, giusto? Bucket list o non bucket list di Mary Jekyll, io vi consiglio caldamente la lettura di entrambi i romanzi, perché non solo è molto piacevole, e anche se sono dei libri effettivamente grossi, si leggono in un battibaleno, ma anche perché vi lascia realmente sbigottiti questa atmosfera, ha creato realmente un'ambientazione nuova, pur ispirandosi ovviamente a romanzi distopici come 1984, di cui potrei parlare un giorno, staremo a vedere. In ogni caso, se siete interessati alla lettura, vi invito a ordinare su Amazon i due libri, che vi lascio linkati qua sotto, perché sono affiliata ad Amazon. Per chi non lo sapesse, lo dico sempre, rompo le scatole, sì, sono affiliata ad Amazon, quindi se cliccate sui link che trovate in descrizione potete dare una piccola manina a questo canale, non pagando niente in più, assolutamente no, pagate solo il prezzo del libro. E in ogni caso vi invito anche ad acquistare Sorvegliare e punire di Michel Foucault. Eccolo qui, così imparate anche qualcosina di più filosofico e non solo, approfondite anche un tema che è realmente affascinante e realmente influenza tantissimi romanzi distopici. Quindi se vi piace la distopia non potete non leggere questo. Detto ciò, spero di essere stata abbastanza chiara, insomma, nella mia spiegazione, e spero soprattutto di avervi dato qualche spunto. Nel caso vogliate correggere qualcosa che ho detto o comunque farmi delle domande, lasciatemi pure i vostri commenti qua sotto, sarei assolutamente felice di leggerli. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mi piacciatelo tutto, e se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi attivando anche la famigerata campanella, quella che mi permette di ricevere le notifiche ogni volta che carico un video. Bene, ho finito di dire quello che dovevo dire, io ora finalmente me ne vado, perché questo deve essere il video più lungo che io abbia mai fatto. Bene, interessante. Fatemi sapere se vi interessa, se vi piace insomma questa nuova durata dei video, oppure se li preferite un attimino più cortini. Io in ogni caso vi mando un bacione, grazie per aver visto questo video e alla prossima storia.